Adesso iniziamo parti inverse. I primi 100 giorni, questi giorni abbiamo visto il giornale di Berlusconi che ha detto che tu non hai fatto niente, altri sindaco lento. Allora, sei qui di fronte a un tuo pubblico, amico in questo caso, ma comunque non è amico o non amico. L'importante è raccontare i fatti. Se potete raccontare nei vostri primi 100 giorni, nei vostri primi 3 mesi, già i primi provvedimenti che avete messo in campo anche sulla riduzione dei costi e degli sprechi o altre piccole azioni, prego. Considerando, e va detto, che loro sono stati eletti a metà maggio, fine maggio lui il 21, ma in realtà sono poi entrati in carica circa un mese dopo, realmente, giusto, con le giunte e tutto, prego. Vabbè, il discorso è abbastanza lungo, così adesso 10 minuti ve li tolgo tutti. Allora, le iniziative sono state diverse. Ovvio che in questi giorni la campagna mediatica che ci vede come riferimento, proprio nella mia massima gioia, può sparare solamente dicendo non avete fatto niente, non avete portato avanti niente, quindi ovvio che l'esempio è fallimentare, tutto quello che va detto. Io penso che il primo esperimento che abbiamo portato avanti, e io penso con molto successo, è quello della scelta degli assessori, perché nel nostro caso si è parlato proprio di una selezione esterna, quindi con curriculum, con incontri, per tutti i giornali o per tutti i partiti sia durata troppo. Io ho sempre risposto in questo senso, senza cadere in quella che è la pressione mediatica. Quanto ci vuole per un'azienda, se vogliamo fare un paragone, a scegliere i propri collaboratori se non deve prenderli tra amici e parenti come siamo stati abituati da anni? Quindi il mese che abbiamo impiegato noi... Il mese che abbiamo impiegato noi come primo esperimento, insomma, di questa modalità di premialità, di meritocrazia, insomma, di cercare delle persone che siano competenti nelle loro materie e nel nostro caso che siano esterne al movimento, proprio per avere anche una visione che non sia quella di, chiamiamola, di partito, ma soprattutto in merito agli obiettivi che dobbiamo perseguire. Quindi i prossimi comuni a 5 Stelle, insomma, in grandi comuni che devono nominare una giunta, non sconteranno più quello che è stata la pressione su di noi, perché tutti saranno abituati al fatto che in un comune a 5 Stelle serve un mese per nominare delle persone veramente competenti e non gli amici degli amici, che in 3 giorni si potevano fare, potevo chiamare anche mio cugino e in 2 giorni potevo anche chiamarlo. Quindi questo penso che sia comunque un grande risultato su cui nessuno ha posto l'accento. Noi dalla prima seduta consigliare abbiamo avuto il consiglio comunale in streaming. Anche questo è passato sotto gamba come una cosa scontata, no? Gli altri lo facevano già. Ma noi pensiamo che nel nostro comune, quando noi provavamo, quando c'era il momento del fiato sul collo, a entrare con la telecamera in consiglio comunale, ci mandavano fuori. Quindi noi siamo passati dall'essere scacciati, da fare filmati, ad avere la prima seduta del consiglio e tutte quelle successive direttamente in streaming, che era uno dei punti del nostro programma che possiamo già smarcare, quindi penso comunque che sia una cosa importante. Abbiamo iniziato la sostituzione dei tetti in amianto dalle scuole e dalle palestre del comune, una cosa che durante la campagna elettorale alcuni altri candidati dicevano: beh, vabbè, ma finché non si sfaldano comunque non fanno niente, quindi perché farli come priorità? Quindi abbiamo iniziato con prima la sostituzione di alcuni tetti e i prossimi saranno tetti fotovoltaici, fatte con alcune ESCO in modo da non avere sborso per il comune, perché come dicevamo prima, ecco, diciamo che le finanze del comune di Parma lasciano molto a desiderare ed è uno dei fattori critici che stiamo affrontando. Stiamo affrontando un tema che magari per il resto dell'Italia può risultare meno importante, che è quello del nostro teatro, quindi il Teatro Regio di Parma, che si sta dimostrando un rapporto di forza, una dimostrazione di forza tra quello che sono i poteri forti che abbiamo sempre denominato rispetto a quello che vuole essere il bene comune, perché noi vogliamo portare un rinnovamento all'interno del nostro teatro per quanto riguarda la dirigenza, la programmazione di quello che vuole essere il Festival Verdi l'anno prossimo, ma soprattutto di un cambiamento che porti un teatro a vivere veramente, e ci stanno impedendo attraverso dimissioni dal CDA, attraverso cercare di rallentarci, di metterci in un impasse che non è del comune di Parma, ma è soprattutto dei cittadini, e questo penso che sia una cosa gravissima che da fuori forse non viene resa così evidente.
stiamo lavorando, noi non abbiamo fatto le ferie, quindi alcuni assessori hanno fatto una settimana, io ho fatto due bellissimi giorni di ferie, abbiamo lavorato tutta estate a quella che vuole essere una partecipazione riguardo al Comune di Parma, nelle scelte, nella condivisione dei regolamenti. Quest'anno avrete sicuramente seguito la polemica che ha riguardato l'ordinanza per quanto riguarda l'alcol, che è stata ovviamente travisata da tutti i giornali d'Italia che hanno scritto: il proibizionismo è tornato a Parma dopo le 21, l'ha vietata la vendita di alcolici, mentre era solamente un dopo le 21 bisogna venderli nei locali o nelle pertinenze dei locali, che questo serviva a limitare nel centro storico di Parma una degenerazione di persone che giravano con bottiglie di vetro, perché abbiamo vietato anche le bottiglie di vetro in giro per tutto il centro storico. Quindi mentre i giornali scrivevano malissimo, c'erano i residenti che ci facevano la ola, vi potrei girare tutte le mail che mi hanno mandato. Però imparando sicuramente da quello che è stato un processo dettato dall'emergenza, il regolamento che abbiamo redatto dopo questa ordinanza invece verrà condiviso come uno dei primi atti sul sito del comune, e i cittadini di Parma possono già adesso registrarsi con la carta d'identità, perché è importante quello che abbiamo sempre: se è una testa o un voto, non serve il sondaggino dove fai refresh e puoi fare 100 voti solamente cambiando browser, ma deve essere una testa, un'opinione. Quindi condivideremo il regolamento e cercheremo di capire se è migliorabile. Ad esempio, un suggerimento che ci è arrivato è non bicchieri di plastica ma bicchieri di vetro con la cauzione, quindi cercheremo anche qui di migliorare con il contributo dei cittadini. Ma tutto questo va costruito, la partecipazione non si inventa da un giorno all'altro in un comune o in un processo che non era stabilito. Quindi ad esempio da settembre, primi di ottobre, cominceremo degli incontri direttamente con i cittadini di tutta la giunta in un auditorium di Parma, e poi altri piccoli incontri sempre direttamente con i cittadini per quanto riguarda i singoli assessorati, con tematiche specifiche o girando nei quartieri o nelle frazioni per raccogliere le indicazioni. Ovvio che tutto non si può fare perché i soldi non ci sono, ma capire quali sono le priorità dei cittadini o condividere quello che possiamo fare insieme, perché il volontariato, che è quello che facciamo noi da anni, no? Un volontariato civile, è sempre più importante. Cioè abbiamo degli aiuoli incolte, noi tenete conto che a Parma non si irriga, alcuni parchi non vengono irrigati da 2 anni perché non ci sono i soldi. Quello che va fatto è: lavoriamoci insieme, tagliamo il verde, noi vi forniamo i materiali e qualcuno si occupa anche della manutenzione della propria città. Bisogna cambiare uno stile di mentalità, uno stile di vita. Per lo sport abbiamo appena portato a conclusione una delle opere che non erano concluse dalla precedente amministrazione, la cittadella del rugby, quindi ospiteremo un campionato europeo di rugby a partire da settembre, che anche questo è un volano per il turismo di Parma, perché 40 stati in Europa, 40 stati nel mondo vedranno le nostre partite e ospiteremo in media 3.000 provenienti da tutta Europa a visitare la nostra città. Quindi queste sono tutte piccole iniziative che vengono dal passato. Noi adesso ci stiamo trovando a chiudere tutti i buchi che sono stati lasciati dalla precedente amministrazione. Abbiamo decine di opere che non erano completamente finanziate quando sono state iniziate e quindi non sono state finite. Cioè potrei farvi innumerevoli esempi di quello che da fuori viene percepito come non avete fatto niente, perché siamo stati abituati al miracolo italiano, al fare il proclama. Se noi guardassimo i giornali della mia città degli ultimi anni, dove ci doveva essere una nuova questura, la casa della cultura, la casa della creatività giovanile, e non è stato fatto niente, noi abbiamo scelto una strada che è sicuramente difficile ma che noi riteniamo più giusta, che noi diciamo quello che abbiamo fatto, che sembra una strada più lenta, ma ci espone a dire: questo l'abbiamo già fatto, è tangibile, andate là, lo vedete, o è un'iniziativa che potete vedere da domani. Non stiamo pensando di fare una cosa che avverrà tra anni. Quindi questo dà una percezione diversa, ma bisogna abituarsi, e anche in questo penso saremo precursori, a una velocità diversa di proclami della politica, basata sui fatti e non sugli annunci. Questo però è una mentalità che proprio va abituata, le persone vanno abituate ai fatti concreti e non veramente a quello che sono gli slogan. Grazie.